Tutto appare ampiamente sotto controllo, ma sta risultando assai laborioso il prolungato intervento delle squadre di vigili del fuoco impegnate a Pozzoleone, dopo un allarme incendio lanciato intorno alle 20 di venerdì sera da una famiglia del posto, i cui componenti avrebbero notato del fumo proveniente dall'intercapedine dei muri, attirati dall'odore acre di cui non si capiva inizialmente la provenienza. Ad andare lentamente in combustione era il materiale in isolamento, per cause ancora da chiarire. I vigili del fuoco hanno subito intuito l'origine del problema, intervenendo tra le murature con getti d'acqua per spegnere il focolaio pericoloso in prospettiva. Se non fosse stato arginato in tempi brevi, il fuoco aveva intaccato solo una delle due utenze domestiche, ma per tutta la notte negli spazi angusti da raggiungere ha continuato ad alimentarsi e bruciare piccole porzioni di materiale, rimanendo così attivo. Motivo per cui a distanza di oltre 16 ore due squadre di pompieri si sono date il cambio per proseguire l'opera di raffreddamento, infiltrando l'acqua progressivamente. Rimane un'incognita tuttora il tempo che sarà necessario per completare l'operazione e riconsegnare alla famiglia residente in completa sicurezza la propria casa. La notizia è in aggiornamento sul nostro sito.